6 maggio 2020, buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite in collegamento con Pierpaolo Segneri. Grazie di essere ancora una volta qui con noi su Liberi TV. Pierpaolo Segneri che tutti Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Liberi.tv, un saluto a te Gianni, un abbraccio grande ovviamente al tuo programma su Liberi.tv e alla tua rete web che diciamo ci accompagna anche in queste giornate di quarantena. sì, diciamo di clausura più che quarantena, perché insomma speriamo che insomma, tu stia bene, che siamo tutti in salute. E potrei giustamente per parlare un po' e sbrodolarmi un po' su per quanto riguarda Liberi TV, questa modalità che queste trasmissioni fatte così da remoto, queste interviste fatte da remoto, che rubricheremo come Liberi a casa, in tutto questo periodo diciamo le titoliamo così, sono delle modalità che Liberi TV, pioniera, è stata già dal 2012. Insomma, abbiamo fatto delle moltissime trasmissioni, tante, tante trasmissioni in questa modalità. Oggi con Pierpaolo Segneri, che ricordiamo è professore, regista, scrittore, abbiamo avuto le presentazioni del suo libro, La scuola è amore, e che magari casualmente avrai a portata di mano. E magari vuoi anche farlo vedere per l'occasione. Ecco Eccolo. qui La scuola è amore con la copertina. Parleremo ovviamente di scuola. Arriveremo pian piano a parlare anche ovviamente dell'attualità, cioè dei progetti della ministra Azzolina per quanto riguarda la riapertura delle scuole e i progetti insomma per far svolgere gli esami sostanzialmente terza media, le maturità. Però ecco, prima di arrivare un po' al nucleo, volevo chiedere a Pierpaolo, appunto, che è professore, tramite i contatti che ha di studenti, molti studenti, perché è amatissimo Pierpaolo dai suoi studenti ed ex studenti. Ecco, un pochino quello che lui ha percepito, questo periodo di scuola, di fine anno scolastico da remoto, queste lezioni, un po' come sono andate, che esperienza hai avuto in questo per questo periodo? Anzitutto voglio dire, amato, ma è un professore che ama i suoi studenti, riamato dagli studenti, anche gli studenti degli anni passati. Diciamo che potrebbe dire che sono affetti stabili. Assolutamente sì, sono quasi congiunti. Ok. Ovviamente è stata una novità assoluta per la scuola italiana vivere una situazione di didattica a distanza, no? Quindi, come si può ben pensare e capire anche per chi non avesse vissuto né come genitore né come insegnante questa fase, le difficoltà sono state enormi, le criticità tantissime e secondo me si è delineato come sempre un percorso con dei elementi importanti a livello positivo, ma tante cose negative su cui secondo me si deve lavorare. Personalmente noterei una cosa subito. Che immediatamente parlo proprio una mentalità, a mio parere, burocratica e tecnocratica, che probabilmente non conosce proprio la scuola nel suo realizzarsi in aula e a scuola, non hanno capito che la creatività è essenziale nella scuola italiana. Allora è facile utilizzare la tecnologia come risposta immediata a un problema che si è presentato, no? L'impossibilità appunto di svolgere attività didattica in aula, in classe, e quindi necessariamente dover avere un rapporto di lontananza con gli studenti. Ma è stato, diciamo, c'è stato da parte dei professori, da parte degli studenti, delle famiglie, ma io aggiungerei anche dei dirigenti scolastici e delle segreterie, amministrative, eccetera, una risposta eccezionale. Io immagino soprattutto i dirigenti scolastici su cui ha pesato in maniera, schiacciante una situazione
complessa, a volte complicata, con responsabilità grandi, eppure tutte le componenti della scuola, diciamo la comunità scolastica, ha reagito in maniera positiva e secondo me guadagnandosi un posto di primo piano tra coloro che hanno resistito alla difficoltà che abbiamo attraversato con il Covid-19, portando avanti lo stesso un discorso che altrimenti si sarebbe dovuto interrompere, no? Una volta quando si chiudevano le scuole, niente, la scuola era chiusa, e invece c'è stata una volontà, una passione, una grinta da parte di tutti, dal dirigente scolastico a tutti gli altri, i miei colleghi, che veramente hanno triplicato il lavoro. Sicuramente qualcuno ha detto, in prima fila ci sono stati sicuramente i medici, i sanitari, gli infermieri, questo è senza dubbio, in questa grave situazione, però forse subito dopo ha tenuto in piedi la scuola proprio il corpo docente e ovviamente tutti gli altri che compongono la comunità scolastica, permettendo diciamo in qualche modo alla possibilità di apprendere, di conoscere, di essere capace di una continuità che altrimenti non sarebbe stata possibile senza questo sforzo che ha perlomeno, almeno quello che ho vissuto io, che ho visto da parte dei miei colleghi professori, triplicato il lavoro. In realtà insomma si è dovuto comunque cercare di riprendere il bando della matassa in una situazione in cui come primo acchito magari gli studenti hanno pensato che chiudendosi la scuola andavano in vacanza, ma questa cosa della risposta burocratica è stata una risposta che ha avuto solo come riferimento la tecnologia. Ora, la tecnologia secondo me è un mezzo, è uno strumento e come tale va trattato, come ce ne sono tanti. Quando stai in classe c'è lo strumento, comunque il libro di testo è uno strumento, la lavagna in ardesia è uno strumento, la LIM, la lavagna elettronica, è uno strumento, la penna è uno strumento. Ora, se la tecnologia invece di strumento, di mezzo, diventa il fine, inevitabilmente l'essere umano, la persona, diventa mezzo in mano allo strumento che ne è diventato lo scopo. Quindi lo scopo della scuola, in un'ottica tecnocratica, porta la tecnologia ad essere il fine ultimo e tutto il resto, a cominciare dall'essere umano, sia professore sia studente, semplicemente uno strumento a servizio di questo fine. E questa è la cosa, secondo me, più sbagliata che ci possa essere. Diciamo che la scuola che ha come fine la tecnologia non si può nemmeno chiamare scuola, dovremmo trovare poi un altro nome. Le difficoltà sono state tante, sono state superate da parte degli studenti, lo sappiamo, no? Le difficoltà, non tutti hanno gli strumenti tecnologici a casa, non tutti hanno una rete wifi a casa in grado di supportare le video lezioni. Non tutti magari hanno la capacità di utilizzare questi strumenti, ci sono poi le video lezioni che sono state molto molto utili, ma comunque non possono in nessun caso mai sostituire il rapporto diretto che si può avere di persona a scuola. La scuola secondo me è uno spettacolo dal vivo. Non si può fare dentro un computer, cioè la scuola dentro un computer non c'entra. Se è uno strumento, allora ci sono anche altre risposte che si possono dare. Ci vuole anche un po' di creatività, di fantasia, no? Se invece diventa il fine, ecco, la scuola dentro il computer non c'entra e quindi il computer, il tablet, il PC, lo smartphone non sono la scuola. Sono un palliativo
magari necessario in alcuni momenti, ma non è nemmeno l'unico. Non si è voluto pensare ad altre possibilità con cui affiancare questo momento, tanto più che le video lezioni lo sanno tutti i miei colleghi, i problemi che ci sono alle video lezioni, adesso la ci difficoltà arriviamo. Che si incontra. Quindi questo è il primo messaggio che vorrei mandare, no? Cioè far capire che le scuole non si sono fermate, che tutti i componenti della comunità scolastica hanno dato il massimo lavorando il triplo, almeno dai dirigenti scolastici fino all'ultimo dei professori, e soprattutto evidentemente diciamo la volontà da parte degli studenti di non perdere un anno ma di continuare con il loro impegno, e questo gli va riconosciuto purtroppo tra le mille difficoltà, e questo è stato possibile non grazie alla tecnologia, ma io direi malgrado la tecnologia siamo riusciti, e gli studenti sono riusciti ad andare avanti, perché la tecnologia oggi è stata imposta nella scuola come l'unico scopo. Infatti, e poi chiudo così ti do la parola, già ho sentito dire che a settembre si vuole fare, sono proposte che non andranno da nessuna parte per me, la lezione con metà classe in aula dal vivo. Aspetta che adesso ci arriviamo. Vabbè, te lo dico, e questa cosa come se insomma l'elemento tecnocratico insomma fosse determinante. Questo diventa determinante se uno non ha creatività. Quindi la scuola è come il teatro, è uno spettacolo dal vivo. Hanno chiuso i teatri, non si possono fare gli spettacoli teatrali. Tu puoi fare lo spettacolo teatrale mandandolo in televisione, ma non è più teatro, è televisione. Certo. Tu puoi fare lo spettacolo teatrale in streaming, sul web, va benissimo, lo puoi mettere su YouTube, perfetto, ma non è il teatro. No, certo. Il teatro è uno spettacolo dal vivo, uno spettacolo teatrale fatto in TV non è più teatro, è TV. Una scuola non fatta dal vivo, ovunque sia, si può fare pure sopra una spiaggia o in campagna o qualsiasi posto, ma dal vivo. Se si fa in streaming non è più la scuola, diceva McLuhan, no? Famoso esperto di comunicazione. Il medium è il fine, e quindi che cosa voleva dire? Il medium, cioè il mezzo, diventa anche il messaggio. Sì. Quindi se il mio messaggio passa attraverso la televisione diventa il messaggio stesso. Se la lezione passa attraverso la videoconferenza online, streaming, in realtà il messaggio che arriva è quello della tecnocrazia, e questo è l'opposto della scuola. È molto chiaro. È un'altra cosa, chiamiamola in un altro modo. Certo, è finita, certo, la scuola, insomma. Io volevo soltanto dire che da questa tua prima, diciamo, risposta che mi hai dato emerge una situazione, una testimonianza di una situazione che ho rilevato in questi giorni, in questi ormai due mesi di blocco totale, un po' anche altrove, cioè la dedizione delle persone, la passione e lo sforzo individuale dei singoli ha cercato di sopperire a una cosa che invece è mancata, che è stata l'efficienza del sistema. E poi alla fine ovviamente restano le grandi le persone, i singoli che si sono dedicati per passione, per gioia del proprio lavoro e per cercare appunto di compensare, però non è quello che fa l'efficienza del sistema, perché poi infatti poi a macchia di leopardo ci sono poi questa questione della scuola da remoto e ha avuto un'efficienza molto diversificata. Perché? Perché le persone, con tutta la passione di tutti quanti, che parlo dei professori, degli studenti, ma non so, mettiamoci pure i genitori, perché ci sono anche delle difficoltà in casa per il fatto che magari ci sono degli studenti che devono seguire con un cellulare efficiente, insomma, di ultima generazione che si ha in famiglia e così via,
Però non si può sopperire a quelle che sono ostacoli grandissimi, come la, che ne so, per esempio una DSL che non va, oppure l'assenza completa di un dispositivo, e quindi il sistema poi viene a mancare. E questo si è avuto probabilmente anche per quanto riguarda la gestione sanitaria e anche altre cose. Cioè, e non ultimo, anzi soprattutto la questione sanitaria, con tutti i medici che sono morti nel cercare di arginare questo contagio. E quindi insomma onore ai professori che si sono dedicati a questo. Poi ovviamente è chiaro che la scuola non è, secondo me, come siamo d'accordo su questo, il, diciamo, lo strumento per la digitalizzazione delle nuove generazioni, è un qualcosa di diverso. Però questo lo pensi tu, ma c'è chi pensa invece che sia quello, capito? Sì, ho capito. Cioè, questa è giustamente le due opinioni con cui io concordo, ma c'è chi pensa che il futuro della scuola sia soltanto la digitalizzazione, cioè che l'innovazione, il rinnovamento, la riforma della scuola sia nello strumento e non nei fini e nei metodi. Certo, no, ma ho capito benissimo. Questo è il problema. Se noi facciamo le scuole super tecnologiche, ma non capiamo più qual è il fine e non lavoriamo più sul metodo, sulla pedagogia, sulla psicologia, sull'apprendimento, sugli esseri umani in carne ed ossa, sulle persone, perché gli studenti sono persone, quindi anche le famiglie, eccetera. Come è successo adesso, ti faccio un esempio concreto. Se non si tiene conto delle persone, che succede? Ovviamente tu avvii questo discorso della didattica a distanza attraverso gli strumenti tecnologici, no? E devo dire che c'è stato anche uno sforzo da parte del Ministero, che ha messo a disposizione delle scuole dei finanziamenti, e le scuole hanno potuto comprare, comunque mettere a disposizione degli studenti che non avessero dei tablet, e quindi far recapitare, far ricevere, far avere alle famiglie in prestito i tablet a quei ragazzi che ne erano sprovvisti, perché non sta scritto da nessuna legge che bisogna avere il PC a casa, il tablet a casa, e quindi la situazione era quella che era, e quindi sono stati messi a disposizione dei tablet che hanno permesso a dei ragazzi magari di passare dall'uso dello smartphone, che spesso ha un segnale scarso, insomma tanti problemi di natura tecnica di connessione, all'uso del tablet, che già era una cosa. Questo è un fatto positivo, ma le persone in carne ed ossa sono quelle che magari vivono in famiglia, sono 4-5 in case non per forza accoglienti, non per forza col giardino, col grande terrazzo, eccetera. Magari gli altri fratelli anche, o le sorelle di questi nostri studenti vanno a scuola, e anche loro fanno le video lezioni. E allora, se il tablet o il computer lo sta usando uno dei fratelli, l'altro come fa a fare? Perché questa è la realtà. Oppure i genitori, magari sono i genitori che lavorano in remoto, no? Perché anche i genitori sono rimasti a casa, lavorando da casa. Allora che fanno? Lavorano i genitori col computer di casa, o danno il computer ai figli per seguire la video lezione? Perché ci vorrebbe un computer per ogni persona, il padre, la madre e 3 figli. Certo. Allora, questa è la realtà, perciò mi sembra che si sia tutto concentrato su questo aspetto, che va benissimo per cercare di recuperare una situazione, ma si scontra con una realtà che è un'altra, una realtà che non tiene conto delle persone. Poi le persone sono tutte diverse, i ragazzi sono tutti diversi, ognuno ha delle sue problematiche. Come facciamo noi a rimproverare un ragazzo? Dice: perché non sei venuto a video lezioni? Ma che ne sappiamo noi in casa qual è la situazione? Se c'è un familiare che sta male, se c'è qualche situazione particolare che gli impedisce. E quindi abbiamo vissuto veramente giornate molto difficili, e la scuola forse ha avuto questo ruolo importante, prima di tutto, prima della conoscenza e dell'apprendimento, di stare vicino ai ragazzi e alle famiglie, di far sentire che la scuola c'è, che la scuola è presente, di rassicurare gli alunni, di rassicurare i genitori, dare anche un supporto umano che non per forza avviene attraverso la video lezione, anzi, magari con una telefonata, certo, magari
il genitore che ti scrive un'email, lo studente che ti manda un messaggio WhatsApp, e tu capisci magari alcuni problemi e cerchi di dare delle risposte. E io per esempio ho 7 classi, quindi ho diciamo 120 studenti, mi pare, e seguirli tutti e 120, no? Perché insegno italiano e storia, e quindi cercare anche, non so, di guardare all'aspetto anche individuale. Certo. Ogni studente si porta dietro che il computer non conosce, perché altrimenti, se fosse così, si potrebbe arrivare un domani a un'intelligenza artificiale che chiama a raccolta i ragazzi ciascuno a casa propria, gli fa la lezione, cosa che potrebbe essere in quest'ottica, ma qua c'è lo scontro, c'è lo scontro, c'è un modello di scuola tecnocratica pensato da qualche burocrate e la scuola invece come dovrebbe essere, e come dico io nel libro, la scuola è amore. Mi dici come fa a starci l'amore in un robot? Sì, su questo siamo d'accordo. Veniamo rapidamente, visto che il tempo scorre, alle proposte della ministra Azzolina. La riapertura delle scuole a settembre, il problema ovviamente è fondamentalmente quello del distanziamento. Le classi che non possono assicurare per il numero di persone un distanziamento sufficiente secondo le normative per evitare il contagio da Covid, molte classi superano i 25 studenti, e quindi la proposta è quella di un sistema diciamo binario, in parte con lezioni fisiche per metà classi, per metà appunto degli studenti di una classe, per un'altra metà segue da casa la lezione che viene registrata e trasmessa fisicamente, e poi si danno il cambio nel restante giorni della settimana. Quindi ci sarebbe questo scambio di metà studenti per ogni classe, e questo contemporaneamente per tutte le classi di una scuola. Ecco, tu come la commenti questa cosa? È una cosa un po' un misto. Secondo me chi ha pensato questa idea non è mai stato dentro un'aula, non è mai stato in classe, ma poi non è mai stato in una classe di istituto superiore, dove sono io, dove sono i ragazzi da 14 anni in su, ma non è stato nemmeno nelle scuole medie e nemmeno nelle elementari, perché mi devi spiegare come fa a fare una cosa del genere con i bambini che devono imparare a leggere e scrivere. Quindi che chi domandano, chiedono, fanno, si avvicinano, hanno bisogno. Poi, non so, forse pensano che la scuola è il professore sta dietro la cattedra, sta fermo dietro la cattedra, neanche all'università si fa così, con il computer davanti e parla contemporaneamente a, magari, visto che le mie classi, per esempio, sono su 28-30 studenti, no? Parlo 15 studenti in classe, senza che mi muova, e con tutti i ragazzi belli seduti, educati a prendere appunti, questa è la fantascienza. E poi a casa questi ragazzi in remoto che stanno fermi davanti al computer 5, 6, 7 ore, perché nella mia scuola si fanno 7 ore, anche se non sono tutte ore da 60 minuti, però si fanno 7 discipline. Tu mi dici, ma quale studente dentro casa sta 7 ore di seguito davanti allo schermo? Quindi questa proposta è una buttad, è una cosa buttata là perché non si sa cosa dire. Io dico, no, io per esempio ho inventato l'idea del diario di bordo. Il primo giorno ho scritto una lettera a tutti i ragazzi, gliel'ho mandata tramite registro elettronico, quello è molto utile, c'è il materiale didattico, si pubblicano alcune dispense, alcune cose, si stimola. Il mio metodo è maieutico, no? Cioè dare ai ragazzi gli stimoli per far sì che siano loro ad esprimere loro stessi, a conoscersi, in maniera tale da sviluppare il loro sentire, di conoscere quello che loro sono e di capire il mondo che ci circonda, a comprendere. Allora il diario di bordo è il diario di questi corsari in mare aperto, un oceano di incertezze, perché viviamo in un mondo di incertezze, bisogna, e quindi chi crede, chi pensa che ci siano le certezze indiscutibili commette un grave errore, ancora di più la scienza mette certo in dubbio le proprie certezze, certo, per cui non abbiamo negli scienziati le stesse idee, ma per forza deve essere così, no? Se ci fosse la certezza della scienza non sarebbe più scienza, perché la scienza si basa sulla possibilità
di dimostrare ogni volta se quella tesi è valida oppure no, tanto più in questa fase che siamo davanti a qualcosa che non conoscevamo. Quindi questo tentativo di trasmettere attraverso un diario qualcosa che spingesse i ragazzi ad attivarsi, a raccontare, ma non un diario che raccontano solo quello che loro hanno fatto ogni giorno durante il periodo a casa, anche quello, però anche il loro sguardo al futuro, che cosa succederà dopo, anche il loro sguardo alla cronaca, che cosa succede, che cosa li ha impressionato, che cosa l'ha colpito, l'aspetto sanitario, l'aspetto economico, l'aspetto sociale di questa attraversata nel mare delle incertezze, loro nella stiva di casa propria, come se fosse la stiva di un galeone corsaro. E quindi scrivere poi un testo che ha sia una funzione letteraria, perché diventa una specie di piccola opera letteraria scritta dai ragazzi, un po' come il diario di Anna Frank, no? Ma anche come un momento per fermare la cronaca e affinché si possa lì inserire anche l'elemento storico dei nostri giorni vissuti, come dici tu, in clausura, no? E magari rivederli fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, riprendere questo diario, questo quaderno, rileggere quello che loro avevano scritto quando erano degli adolescenti e rivedere quello che hanno vissuto con gli occhi di quando loro avevano 16 anni o 15 anni, insomma, a seconda della classe. Questo è, penso, sia invece un esempio di dove non c'è bisogno di tecnologia, c'è bisogno di un quaderno e di una penna, ma dove ci può essere un mondo di ricerca, di attenzione, magari raccontano veramente come hanno vissuto certe situazioni, certi passaggi, magari dall'entusiasmo che la scuola era stata chiusa, invece poi alla noia, alla difficoltà, allo stress, perché i ragazzi, gli studenti hanno subito più degli altri la clausura, perché i ragazzi hanno bisogno di uscire, di stare all'aria aperta, di giocare, di farsi la partita a pallone, e una partita a calcio alla PlayStation non può sostituire la partita a pallone. Quindi secondo me veramente vorrei fare un elogio a tutti gli studenti e a tutti i ragazzi, veramente, perché hanno attraversato qualcosa che li ha sicuramente fatti crescere in maniera accelerata e che anche nelle difficoltà, anche nello stress che hanno vissuto, penso attraverso questo diario possano ritrovare le ragioni, le motivazioni per continuare ad apprendere, a conoscere anche al di là dei computer, cioè stimolare la voglia per gli studenti di leggere, di scrivere, di non so, guardare un film, fare qualcosa che prima non potevano fare. Per esempio, ho degli studenti che si sono messi a scrivere i testi delle canzoni e ogni tanto me le mandano, molto belle, mettono delle basi musicali e hanno sviluppato. Io ho spinto molto questa cosa sulla creatività. E le cantano poi ormai con questo il rap, il trap, le nuove tendenze musicali, dove veramente viene fuori la loro personalità, il loro carattere, la rabbia, l'amore, la sincerità, la durezza della vita per un adolescente rispetto alle proprie aspirazioni, rispetto alle proprie delusioni, ecco. E ognuno ha fatto una cosa, un ragazzo ha imparato a suonare il basso, visto che il basso a casa non aveva mai tempo, ha trovato la possibilità, qualcun altro, magari qualche ragazza si è divertita a fare qualche altra cosa, magari aiutando la mamma in cucina, o anche, ho visto proprio anche i miei studenti aiutare le mamme in cucina, imparare a fare dolci, cose, però l'elemento fondamentale è lo stimolo della creatività, e queste cose non passano attraverso un computer, quindi qui si creerà un grande scontro. Tra sì, no, ma peraltro, se mi consenti, ci sono anche alcuni problemi che volgarmente potremmo dire tecnici, che andrebbero affrontati e risolti, cioè con questo scenario che si propone delle lezioni metà classe presente e metà classe in remoto, praticamente la lezione fisica dovrebbe essere compatibile sia per la registrazione che per la
che per la lezione di tipo tradizionale, e che è abbastanza per il professore è abbastanza complicato, perché insomma nella lezione poi ci sta la lavagna, ci sono, si può fare. E non poi un'altra cosa importante è che ogni classe contemporaneamente sarebbe come una specie di set, cioè in ogni classe ci dovrebbe e sarebbe uno studio di trasmissione, quindi anche da un punto di vista tecnico, tra webcam ci vorrebbe un operatore, una DSL che sia capace in tutta la scuola, quante classi ci sono, 30, 40, che contemporaneamente supportino, insomma è una cosa abbastanza complicata. Ci vorrebbe un operatore alla macchina da presa, ci vorrebbe un tecnico fisso. E poi io non sono appunto nella possibilità di fare lezione dietro una cattedra, io sono come tantissimi miei colleghi, tra quelli che si alza, passa per i banchi, vede i ragazzi quello che fanno, magari va alla lavagna e fa una cosa, poi passa alla LIM, poi si sposta. Non potrei farlo anche per avere quell'empatia, no? Certo. Con gli studenti, che se stai dietro la cattedra non può, tutte cose, certo. Voglio dire che io senza saperlo, perché questo mio libro è uscito a dicembre, queste cose sono già trattate sul mio libro e vengono proposte come vera innovazione e riforma della scuola, perché la scuola è amore, quindi appunto l'amore non passa attraverso la freddezza di un calcolatore elettronico, di un computer, non può passare, perché appunto il mezzo determina il fine, il mezzo diventa il messaggio, no? E quindi ho scritto, per esempio a pagina 76, proprio velocemente, è questo il punto, ma poi nel libro è approfondito, è come se la rincorsa alla crescita esponenziale dei mezzi tecnici, informatici ed elettronici, la fuga in avanti dell'evoluzione tecnologica avesse lasciato indietro la parte umanistica, solidale, collaborativa, affettiva, emozionale, spirituale dell'uomo, no? La poesia della vita. E faccio riferimento poi a tutta una serie di cose concrete vissute personalmente a scuola, e quindi una visione burocratica che non può che distruggere, perché per esempio dicevo io la divisione per compartimenti stagni, e la computer divide ovviamente per compartimenti anche le persone con le varie faccette, la separazione netta delle discipline, l'insegnamento muro, che è quello che vogliono fare, se dovessero fare il discorso che dici tu, no? Metà classe in aula e metà a casa. No, non è che lo dico io. È una proposta che... tra l'altro la ministra, insomma, ho avuto modo di avere una corrispondenza, diciamo, tramite mail con la ministra, è sempre stata gentilissima, ha sempre risposto. Secondo me lì c'è qualcosa ancora di, diciamo... che travalica anche magari una visione della ministra, che comunque è un insegnante, no? E ha fatto e si è esposta a molte critiche, si è esposta, diciamo, a uno scontro, perché evidentemente il ministero sta andando in una direzione che non è quella che vorrebbero gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, i dirigenti scolastici. E quindi questa cosa, ovviamente, pur essendo difficile, quindi comprendo che ricoprire quel ruolo in questo momento è assai difficile, però se una persona sa quello che vuole, si deve anche sapere imporre rispetto a una visione che non può essere quella della tecnocrazia che risolve tutti i problemi. E infatti dico, la distinzione accademica dei saperi, lo studente viene vissuto attraverso questi computer eccetera come oggetto dell'insegnamento, e quindi che crea? Questo crea conflitti pretestuosi e si crea l'incomunicabilità tra piani distinti. Sono tutti esempi di un sistema scolastico, scientifico e culturale ormai inadeguato alla trasformazione in corso e a una società frammentata, disarticolata, polverizzata. Allora bisogna ricreare questa rete, questo, come dici tu, il sistema non regge. Davanti alla novità, quello che fa reggere il sistema è l'impegno personale degli studenti, dei professori, dei dirigenti,
ma il sistema non regge. Perché? Perché manca una visione d'insieme della scuola però, non di un'altra cosa che poi chiamiamo scuola. Se manca quello, soprattutto da chi ha responsabilità di governo, non si va da nessuna parte, perché oggi abbiamo avuto questo problema, domani ne avremo altri, e loro nel frattempo che fanno? Adesso hanno 4 mesi fino a settembre. Dico, volete mettervi sotto a pensare qualcosa di creativo che metta gli studenti e i professori nelle condizioni di poter fare, diciamola tutta, le classi numerose, le famose classi pollaio, no? Io ho avuto una classe che qualche tempo fa in un'altra scuola, in una prima superiore, 36 studenti. Si potevano fare 2 prime di 18 alunni. Allora, se si fanno classi da 15-20 persone al massimo, ma al massimo, e poi come sappiamo ci sono tanti ragazzi che hanno delle certificazioni, i famosi certo. DSA, i BES, bisogni educativi speciali. Sì. Ci sono diciamo i ragazzi con tutte circostanze che necessitano degli approcci personalizzati. Esatto, come fai con questi ragazzi ad avere disabili eccetera, avere un rapporto tramite video lezione, comunque a casa devono avere qualcuno vicino, allora che fai? I genitori non lavorano più, stanno a casa con i figli, oppure lavorano a giorni alterni, il giorno che va a scuola il figlio vanno a lavorare, cioè capisci che la proposta demente di qualcuno che c'ha in testa solo la tecnocrazia, che pensa di risolvere tutto. Questo raffredda gli animi, toglie gli affetti, toglie l'amore, toglie tutto, toglie quello che è l'essenza stessa della scuola, no? Che è un fattore umano indispensabile per la crescita umana, del pensiero umano. E quindi se diventa uno strumento, allora viene usato come strumento, a volte uso il libro di testo, a volte porto una fotocopia, a volte spiego io ai ragazzi prendono appunti, altre volte faccio uno schema alla lavagna, altre volte utilizzo la LIM, ogni volta qualcosa di diverso anche per creare, ma sempre con il docente in classe in carne ed ossa, allora, facessero classi da 15-20 persone e finanziassero la scuola, il mondo della scuola, in maniera da attrezzare anche gli edifici per essere in grado di ospitare diciamo situazioni di questo tipo, mettendo in sicurezza alunni e professori. Sì, sostanzialmente l'aspetto materiale dell'edilizia scolastica è determinante, perché poi si parte dal presupposto che il distanziamento non si riuscirà a ottenere appunto con tutti quanti i ragazzi presenti nelle aule, e quindi si necessita queste soluzioni, queste proposte di soluzione, poi vedremo se si realizzeranno, di dimezzare le presenze. Senti, rapidamente però... Non si può realizzare, non si può, è una cosa astratta, capito? Dimmi rapidamente un pensiero per le proposte per quanto riguarda gli esami. Per quanto riguarda gli esami. Gli esami di Stato, come sappiamo, ovviamente non ci saranno gli iscritti, sappiamo quello che abbiamo vissuto, ci sono varie idee in proposito, o comunque a livello ministeriale vorrebbero svolgere, se tutto va bene ovviamente, che se scoppia un altro clima come quello che abbiamo vissuto, tutto è relativo, se le cose vanno migliorando, di organizzare almeno l'orale dal vivo. Le commissioni sono composte da 6 docenti già interni alla scuola che conoscono i ragazzi, più un presidente esterno che garantisce la situazione. E quindi, siccome negli orari, come sappiamo, un ragazzo viene interrogato alle 9, un altro alle 10, un altro alle 11 per appuntamento, penso che questo si potrebbe fare mettendo in un'aula molto grande, col distanziamento, magari i professori possono pure indossare la mascherina o comunque stare... ovviamente se un ragazzo o una ragazza si presentano all'esame con la zia, la mamma, la sorella e il cugino, non è che possono entrare tutti, no? Magari restano fuori, stanno fuori a scuola, si fumano una sigaretta e basta che entra una persona, due persone che siano un po' testimone di quell'esame, e credo che si possa fare.
Anzi, penso che sia più anche giusto nei confronti dei ragazzi dopo 5 anni, diciamo, per quanto riguarda le superiori, di un percorso che si deve finalizzare e concretizzare con questa loro occasione di dimostrare in quella sede il loro miglioramento, le loro qualità, le loro attitudini, quello che hanno appreso. E poi farlo in remoto, diciamo, sarebbe... No, la proposta c'è appunto di questa presenza fisica, quindi insomma, per quanto riguarda sì, la proposta per gli esami di maturità, la stroncatura è limitata. Tutti sono d'accordo su questa presenza fisica. Io l'esame orale fatto in remoto non lo vedo bene, perché diventa proprio una pagliacciata, sinceramente. Però è un'idea mia personale, molti invece non sono d'accordo di fare questa cosa proprio... dal vivo, come sarebbe giusto, perché veramente, guarda, ti assicuro che gli studenti in questa fase si sono dimostrati veramente eccezionali, ragazzi che hanno acquisito una responsabilità tra mille ostacoli, tra mille difficoltà, a cominciare adesso quelli che avranno gli esami e che sono in piena ansia, non sanno come vanno a finire le cose, hanno vissuto questi ultimi mesi con questa preoccupazione dell'esame, e in più c'è la novità del punteggio, no? Cioè sempre in centesimi, però hanno rovesciato un po' la situazione, quindi 60 punti massimo verranno dati rispetto alla loro carriera scolastica, e quindi con i crediti, quello che loro hanno fatto. Adesso. Esatto, dei 5 anni quello raggiungerà fino al massimo di 60 punti, mentre i restanti 40 verranno assegnati in sede d'esame rispetto a quello che verrà fuori, in questo caso nell'esposizione orale davanti alla commissione. Questa è una novità, che gli anni passati invece le percentuali erano ribaltate, anche per andare un po' incontro. Beh, poi c'erano le prove scritte. Le prove scritte, certo, però effettivamente non si possono fare adesso le prove scritte, certo. Altrimenti si potrebbero riaprire anche le scuole, perché se le prove scritte comunque, anche se le fai nei corridoi, non c'è la distanza, metti certo. Tutti quanti i maturandi insomma vicini. Se ci fosse la situazione normale, sì, se c'è questa paura, allora meglio evitare insomma rischi inutili. Si può tornare a scuola benissimo a settembre, però l'orale si può fare, sperando appunto che per settembre pensino qualcosa di diverso da questa tecnocrazia che ci hanno in testa e che deve risolvere tutti i problemi, perché così uccidono la scuola e l'ammazzano. Io dico, com'è stata l'esperienza delle video lezioni per te? Io vi dico personalmente negativa, è come una fiction, capito? Perfetto. Allora, con queste parole molto chiare, anche perché è una fiction. Con queste parole molto chiare per quanto riguarda le video lezioni stroncate completamente dal professore Pierpaolo Segneri, chiudiamo qui, lo ringraziamo e a questo punto ci aggiorniamo per gli sviluppi, per dare per ricevere ulteriori opinioni da te e anche perché sei in contatto appunto con colleghi e con studenti, ricordando come sempre, così come abbiamo aperto questo modellittico, che la scuola è amore. Grazie. Esatto. Per Paolo Segneri, la scuola è amore. Saluto. Ciao.